Sarebbe molto carino che caricasse, almeno posso leggere la prossima news. Salve! Bentornati in un nuovo episodio di News, che è una nuova serie. E quindi, nel primo episodio, che non può essere più nuovo di così. Quindi, allora, niente, è una specie di mini rubrica che, se riesco, vorrei portare ogni lunedì, in cui dico qualche news, più che altro leggo qualche news dal mondo nerd. Non nerd, così. Però, visto che non sono una persona molto con la memoria molto lunga, mi sono procurato un supporto tecnico e accuratamente studiato per permettermi di portarvi queste news, ovvero il mio iPad. Bene, io direi che come prima news, semplice, è stata svelata la data, cioè è stata più che svelata, è stata annunciata la data di uscita nel mercato italiano di Wonder Woman 1984, che, essendo che i cinema sono ancora chiusi, uscirà soltanto unicamente in digital streaming. Il problema è che nessuna piattaforma ha rivendicato il diritto, o è riuscita comunque ad assumersi il diritto di trasmetterla agli abbonati, quindi le piattaforme in cui potremo visionarla sono solo quelle a pagamento / noleggio, quindi Apple TV, cioè che sarebbe iTunes, Sky tramite prima fila, abbiamo Infinity tramite noleggio, Google Film, tutto un po', e quindi purtroppo andrà pagato. Adesso il prezzo preciso non ce l'ho, ricontrollo, ma non ho visto niente. Però quello che diciamo che interessa di più è la data. La data è stimata al 12 di febbraio, quindi tra veramente pochi giorni. Chi lo vedrà? Scrivetelo nei commenti, io di sicuro lo vedrò. Penso che lo acquisterò su iTunes, perché io sono di parte Apple. Ok, detto questo, ora per chi volesse si può visualizzare le ore di gioco totali effettuate su PlayStation 4/5 teoricamente fino al 2 marzo, c'è tempo, tramite il loro sito, che vi lascio in descrizione se mi ricordo. Questa è un newsettina. Parliamo di rumor sulla 3080 Ti, tanto vociferata, tanta richiesta, per quanto secondo me non ne serva più il caso di un'ulteriore scheda video della casa Nvidia, almeno per quest'anno. A quanto pare gli utenti le stanno chiedendo perché vogliono di più della 3080, ma di meno della 3090. Quindi parliamo di una scheda video, almeno dei rumor, che avrà o 12, che è quella più plausibile, giga di RAM, o 20, si parla anche di 20, sono i due rumor più vociferati. E semplicemente si vocifera che sarà un'altra strategia di marketing e un'altra configurazione hardware per poter competere al meglio contro Radeon RX. Quindi sì, perché no, buttiamola nel mucchio, tanto ancora non si vedono le schede video comprate al day one, figuriamoci ancora quelle che devono ancora essere annunciate. Quindi buona fortuna a voi che vorrete la 3080 Ti, non è ancora stata annunciata e non so quando la troverete. Parliamo di MCU, precisamente Thor Love and Thunder. Sono trapelate le prime foto dal set, che arrivano direttamente dall'Australia, in cui stanno girando adesso, in queste settimane, il film, il quarto capitolo di Thor, che ha data stimata di uscita il 6 maggio 2022, quindi ci vorrà ancora un attimino da aspettare, ma si sapeva già. Sono trapelate un paio di foto, vedremo un Chris Hemsworth in forma, veramente in forma, soprattutto perché adesso non solo è tornato all'aspetto pre-endgame, ma si sta migliorando, perché a quanto pare sta girando anche un film su un wrestler, quindi sta cercando di pomparsi un po' di più. Vediamo anche un Chris Pratt che sta rimettendo un po' a posto tutta la situazione fisico, dopo che comunque anche la battuta di Rocket è stata sei un panino dell'obesità, e allora si sta rimettendo a posto, anche probabilmente per competere con Thor nel film Love and Thunder, perché come sappiamo Thor è partito con i Guardiani. Ma c'è un problema: le riprese non si sono stoppate, ma sono state rallentate da un infortunio che ha avuto Chris Hemsworth alla schiena, quindi a quanto pare si vede che dovranno andare un po' più pianino per via di questa cosa.
Big F, però niente. Per il mercato europeo abbiamo uno sconto, ovvero il monitor curvo 21 noni 34 pollici 2K di Xiaomi sul sito di Banggood. È possibile acquistarlo scontato con un coupon e pagarlo a 389 euro spedito. Quindi non male, non male. Poi comunque parliamo di un monitor 2K 144Hz 21 noni, che secondo me è, può andare incontro a tante tipologie di utenti, a un prezzo molto molto competitivo, soprattutto poi in sconto. Trovate il codice sconto, se mi ricordo, in descrizione. Parliamo del tanto tanto vociferato GTA 6, che ancora adesso è completamente un'incognita. Il se, quando, come, perché, dove e chi è o cos'è. Quindi non si sa niente, a parte che sarà GTA 6, ovviamente. Un rumor trapelato da pochi giorni svelerebbe, a quanto pare, che il nuovo titolo di Rockstar Games uscirà il 2023. Comunque non specifica bene il mese, il giorno, comunque nell'anno 2023, quindi tra due anni. E sarà ambientato a Miami, in questo caso Vice City, negli anni 70. Questo rumor secondo me non è molto plausibile, visto l'andamento che ha avuto Rockstar Games cercando di introdurre oggetti, armi e veicoli sempre più futuristici in GTA 5. Penso che per portare un gioco completamente nel passato, non penso attualmente vada perfettamente d'accordo con le loro idee di prodotto. Però si mette tutto nei vari rumor, e tanto prima poi qualcosa di vero salta fuori. Per chi fosse interessato, parlando sempre di offerte, c'è su Amazon in offerta il nuovissimo iPad Air da 64 GB grigio siderale, in offerta su Amazon a 639 euro, con il design dell'iPad Pro 2018 e, se non erro, 2019, ma con il processore nuovo e ovviamente comunque il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione con gli accessori per l'iPad Pro 2018-19. L'anno scorso, quando Apple annunciò i primi Mac M1, ovvero comunque i primi Mac con Apple Silicon, aveva reso a disposizione degli sviluppatori nella sezione Apple Developer del loro sito per un acquisto di $500 per chiunque che fosse parte del programma beta tester sviluppatori del primo, diciamo, prototipo Mac mini con processore Apple Silicon, che montava un A12Z Bionic, che era quello dell'iPad Pro, che doveva servire agli sviluppatori per portarsi avanti con la conversione di app dal sistema Intel al sistema Apple Silicon, che poi questi sviluppatori qua avrebbero dovuto restituire a Apple, perché questi qua effettivamente erano prototipi ed erano stati dati in comodato d'uso. A quanto pare quasi nessuno li ha restituiti, dopo che Apple aveva anche detto: mi raccomando, sono prototipi, non fateci i benchmark. Il giorno in cui arrivano benchmark a palate, proprio wow. E quindi niente, nessuno l'ha restituiti, e adesso Apple sta cercando di dare anche un premio a chi li restituirà, per cercare di invogliare la gente a restituirli. Io ahimè non sono ancora riuscito a mettere mani su questo prototipo, perché sinceramente non mi sarebbe dispiaciuto avere comunque un pezzo da collezione, così dire, o un prototipo di un Mac. Quindi niente, se siete in possesso di queste cose qua, Apple dà un premio di $500 per la restituzione di questi prodotti. A quanto pare nel 2019 la mamma di un bambino di 2 anni in Texas, sapendo che lui era un fan di videogiochi e dell'azienda GameStop, decise di fargli come regalo, anche come investimento per il futuro, un pacchetto di 10 azioni dell'azienda americana, che con il boom tramite Reddit, di cui si vocifera tanto nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, ha avuto un boom di salita. Questa donna aveva comprato le azioni a circa $6, adesso, senza neanche averlo fatto come un effettivo investimento serio, ma l'aveva fatto più come un regalo simpatico, si sono ritrovati con un investimento che ha avuto un incremento circa del 5000%. Quindi niente, questo bambino si è trovato un regalo fatto così, un po' sorridere, che è diventato un regalo. Cacchio che regalo, cioè. Quindi niente, simpatica come cosa. Questo bambino qua aveva 8 anni, si è trovato questa cosa qua, adesso che ne ha 10 si è trovato il 5000% in più di valore. Quindi not bad, not bad. Nella città bavarese di
Kempten, un uomo è stato arrestato dalla polizia perché a quanto pare installava software di mining sui computer altrui. Questo l'ha portato ad accumulare 1700 bitcoin. Bitcoin che gli sono stati sequestrati nel suo wallet al suo arresto. Il risultato è stato che la polizia si ritrova praticamente un wallet di 50 milioni di euro che non può utilizzare o sbloccare o dare allo Stato o comunque usarlo per fondi di polizia per via del fatto che questo wallet è stato coperto da password, una password abbastanza tosta che non sono ancora riusciti a craccare e che l'uomo si rifiuta di rivelare alla polizia. Quindi niente. A quanto pare è trapelato da un video leakato sul web che potrebbe essere molto molto veritiero. Il OnePlus 9 avrà una fotocamera assembled che dopo comunque aver visto già marchi fotografici associarsi a marchi telefonici come abbiamo visto Huawei con Leica e Nikon con Zeiss, abbiamo anche assembled che si ributta perché attenzione non ha mai fatto una partner come quella di Zeiss o Leica duratura negli anni, ma aveva già fatto una fotocamera per uno smartphone della Motorola. Comunque assembled, un noto marchio storico di macchine fotografiche, già conosciuto e sconosciuto soprattutto da chi è appassionato ai tempi già del rullino, poi comunque anche adesso che con le loro nuove macchine digitali conoscerà bene questo marchio comunque molto importante che produce comunque materiali di un'ottima qualità e che comunque ha già collaborato anche con per delle fotocamere microscopiche come quelle per DJI Mavic 2 Pro. Voi cosa ne pensate? Secondo me figo, ecco, tra tutte le aziende forse quella che mi ispira di più a vedere a collaborare con un'azienda di smartphone, quindi per fare fotocamere piccole, ma assembled mi ispira tanto, devo dire. Non che le altre non mi ispirino, perché comunque Leica e Zeiss sono marchi anche essi molto grandi, molto di qualità, però boh, assembled ha sempre avuto il suo perché, comunque si è già vista la qualità dei loro prodotti con quelli di DJI. A quanto pare le scorte di PS5 rimangono ancora molto molto basse, quindi probabilmente, come si vociferava all'inizio che sarebbero arrivate nuove scorte a primavera, questa cosa purtroppo non accadrà, almeno a meno che non ci sarà un boost di unità così dal nulla. Ovviamente una cosa che comunque continua a contribuire meno alla diffusione di PlayStation 5 agli utenti sono sempre quei dannatissimi ladri che con i bot prendono console al prezzo di listino e le rivendono al triplo o quadruplo del prezzo, comprandone anche migliaia di unità, e quindi aiutano a non far arrivare le nuove console alle case dei nostri utenti. Legit, che soprattutto Legit, mi dispiace per chi non è riuscito a procurarsi una PS5. Vediamo se il futuro sarà più roseo per voi, perché qua se no va a finire male, perché non si vedono le schede video, non si vedono le PS5, non si vedono le Xbox Series X, non si vede niente. Quindi praticamente questa next gen non è mai arrivata, quasi. Voglio chiudere questo video con una brutta notizia. Ahimè, ci lascia alla veneranda età di 91 anni l'attore Christopher Plummer, vincitore anche del premio Oscar nel 2012. Ahimè, purtroppo aveva già un'età abbastanza avanzata. Purtroppo ci ha lasciato un altro attore. Comunque sono tanti gli attori che nell'ultimo periodo ci hanno lasciato. Mi dispiace tanto, perché comunque era un attore storico che aveva fatto anche dei film molto importanti e quindi aveva comunque scritto anche lui un pezzo nella storia del cinema. Io comunque vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, commentatemi, scrivete nei commenti se vi è piaciuto questo format, se c'è qualcosa che dovrei cambiare a parer vostro, se avete delle idee. Comunque io vi ringrazio, vi saluto, ciao!